Ma ragazzi, cucinato al Marateale per parlare del meglio di te, un film girato interamente in Basilicata. Che meraviglia ritornare qui, ritornare a Maratea. Abbiamo iniziato a girare proprio da qui, da Maratea, le prime riprese. Devo dire che sono state le riprese forse tra le più belle, le più emozionanti, perché siamo riusciti a rubare un tramonto meraviglioso che resterà lì per sempre. Ogni volta che lo vedo mi ricordo, e poi girare al tramonto è una delle scene più difficili perché la luce dura pochissimo e quindi ti batte fuori i colori e tutto quanto, sono meravigliosi, però il tempo che stringe, no? E devi girare bene la scena, lo devi fare in poco tempo, ti restano quei ricordi per sempre. Lei ha girato anche in altri posti, ad esempio il tramonto, se non sbaglio, era Acqua Fredda di Maratea. No, eravamo qui comunque, eravamo qui e poi abbiamo girato a Rifreddo di Potenza, meraviglioso, una culla nel verde. C'era questo albergo e questa villa dove giravamo e poi tutto intorno circondato da questo bosco meraviglioso, però poi abbiamo girato in dei borghi, diversi borghi, perché poi abbiamo scoperto che comunque ci sono centinaia di borghi, tutti bellissimi, tutti diversi e tutti con una specialità. E quindi li abbiamo assaggiati tutti, infatti abbiamo finito le riprese che non entriamo più nei vestiti di scena, però felici, felici, e ci è dispiaciuto. Forse, ripeto, come ho detto prima sul palco, è stata la prima volta dopo anni e anni dove mi è dispiaciuto andare via. Impossibile stare al fianco di Maria Grazia Cucinotti e non parlare di Massimo Troisi. Quest'anno è stato il 30. Sono 30 anni. Sono 30 anni, ma sono 30 anni dove tutti i giorni, come dico sempre, incontro qualcuno che mi chiede di Massimo. Io sono felice di ricordarlo, sono felice di ricordare quest'uomo meraviglioso che non è mai andato via. È rimasto, continua ad emozionarci, continua a farci sorridere ed è questa la magia dei grandi, restano per sempre. Grazie. Maria Grazia, cosa ti porti da questa terra e dalla gente che hai visto? Beh, innanzitutto le persone nel cuore, perché durante lo shooting sono state tante le persone che mi hanno fatto sentire a casa. Devo dire che c'è stata una in particolare che addirittura mi cucinava tutti i giorni un qualcosa per riuscire a farmi mangiare, perché era un periodo che stavo male, e quindi lei mi ha viziato e coccolato e me la porto nel cuore. Ripeto, sono le persone che fanno la differenza, che ti fanno amare un luogo e te lo fanno rendere speciale e indimenticabile. E queste persone sono qui e ogni volta che tu arrivi sai che ci sono e sai che li riconosci e stai bene, perché per noi che facciamo una vita da zingari, sempre con la valigia in mano, trovare un posto come questo che ti fa sentire a casa, che ti fa rilassare, che ti dà quella coccola data dalle attenzioni che solo noi del sud riconosciamo e solo noi del sud sappiamo quanto sia importante. Un qualcosa che non costa niente, l'attenzione, fa la differenza e fa sì che tutto diventi speciale. Quell'ancora l'hai messa anche a me e a nostra figlia. Il punto di vista femminile, lo intendi? Ma veramente credi che io sia gelosa di te? Siamo una famiglia o no? Shh, piano. Ma io non riesco a perdonarlo. Non si tratta di perdono. Io parlo di felicità. Ancora tornato. Ti manca? È perché dicono che tu ti spogli nuda sopra un lenzuolo. Ma che state dicendo? Io non posso più stare con te. Un autentico privilegio avere sul palco del Marateale Maria Grazia.